per coordinare, per indirizzare tutte le iniziative sul fronte e anche l'attività che c'è stata nelle. E allora, comunque, è semplice, basta cambiare la condizione delle persone, adesso pensa e si risolve il problema. Io su questo posso anche, anzi, devo partire anche dalla mia condizione personale. Io sono uscito appunto da questa segreteria dopo 4 anni e la lascio perché sono obbligato proprio all'impossibilità di prolungare le aspettative di questa vita della mia attività professionale. Anzi, dal 1 ottobre ho ripreso a lavorare, quindi non è l'impossibilità di dare il contributo abitante a tempo pieno. Rimane comunque la possibilità di dare il contributo che serve il congresso, il movimento penale radicale riterrà utile se lo si considera utile. Però sono anche tranquillo che fatto io. Vado via, penso anche io con la soddisfazione rispetto a questi 4 anni di segreteria e rispetto anche a quelle che sono state anche le scelte individuali e sono contento di aver fatto e credo comunque sono anche un patrimonio che mi porto da una parte quando nel 2010 le elezioni regionali del Lazio Marco Emma mi chiesero di non candidarmi consigliere regionale perché c'erano altre persone che dovevano essere in quel momento valorizzate nel senso di avere il posto da consigliere regionale. Io lo accettai senza problemi, anzi quindi anche credo di avere un contributo non da poco anche della scelta di Emma di candidarsi della regione Lazio. In questi anni come segreteria con Michele non abbiamo mai chiesto, ma per nostra scelta, aiuto economico all'area perché sapevamo non era invece accaduto nel passato e abbiamo cercato ovviamente con i nostri corsi, dei nostri collaboratori e lavorando senza struttura. In 4 anni non abbiamo mai avuto una segreteria personale, diciamo, neanche un ufficio stampa. E quando c'era anche altro nel partito, non è possibile magari quell'ufficio stampa che era tipo collettivo, però questo è stato importante anche come scelta che porta oggi la diventa nelle condizioni di poter di sapere che può proseguire un'attività o meno senza avere quello che nelle aziende ma anche nei partiti rappresenta un patrimonio ma anche un peso e cioè la necessità che la gente deve fare quindi se non hai questa responsabilità sei più libero, sei più liberi di fare qualcosa. Un bilancio credo di generalmente 200.000 euro l'anno, questo è quello che abbiamo fatto. Poi ecco, anche a livello professionale dei clienti, io ho sono entrato con un patrimonio e con un reddito quando sono entrato alla segretaria di galleria e mi esco adesso con un altro. E anche questo, sebbene in questo caso è negativo, però si bilancia con un grande patrimonio di esperienza, di conoscenza e anche del piacere della lotta con voi. Cercare di garantire, fare qualcosa in più per il dibattito pubblico, perché il dibattito pubblico ci sia. È bastato semplicemente ieri aver puntato su quel convegno per, e ovviamente con il sacrificio anche vostro dei lavori congressuali, perché oggi delle pillolette sul Messaggero, sul Corriere della Sera, proprio sulla questione amnistia e indulto, dei memo alla classe politica e forse anche al Presidente Napolitano sono tornati in circolo. Abbiamo ottenuto in passato dei provvedimenti che condannavano appunto la RAI, salvo poi chi l'ha condannata non... Di nuovo adesso voterà il finimento, allora sono contento che il tempo abbia già detto che dobbiamo tornare a presentare ci rendicheremo dei processi nei tribunali e perché no anche immaginare accanto al sostegno all'iniziativa di conferenze delle forme di disobbedienza digitale perché mi sembra sempre più palese